Buongiorno a tutti, Ciao. oggi con questo video siamo a spiegarvi perché una rappresentanza del Movimento Rete si è recata venerdì al meeting di Rimini a protestare. Questa è stata l'unica occasione in cui ci è stato possibile incontrare il presidente di Banca Centrale Grais e in cui abbiamo visto finalmente per la prima volta Francesco Conforti. Queste due persone negli ultimi mesi hanno occupato gran parte del dibattito politico della Repubblica di San Marino, ma paradossalmente sono come ologrammi, sono sfuggenti nonostante siano i protagonisti della scena. I vertici di Banca Centrale, il presidente Grais e il direttore Savorelli, si rifiutano di parlare con le forze politiche di opposizione, ma si rifiutano anche di parlare con la stampa sammarinese, con le forze sociali, i sindacati e le associazioni di categoria. Si limitano a impartire ordini al governo dal palazzo di vetro di Banca Centrale senza rendere conto a nessuno. L'opposizione è totalmente esautorata, tutte le decisioni vengono prese da Banca Centrale, di cui il governo è il braccio operativo, quando invece dovrebbe essere il contrario. Anzi, il Consiglio Grande Generale dovrebbe dare le indicazioni politiche a cui il governo e Banca Centrale dovrebbero attenersi. Ma la democrazia purtroppo a San Marino non è più di moda da un pezzo. Sono mesi che denunciamo in Consiglio, ma anche direttamente ai segretari di Stato, quelli che crediamo siano i legami tra Francesco Conforti, Banca CIS di Marino Grandoni e Banca Centrale. Legami che passano anche per Cassa di Risparmio e arrivano fino a Lussemburgo. Ogni volta siamo stati accusati di complottismo e di essere visionari, ma la presenza del presidente di Banca Centrale al convegno della società di Conforti non può essere una casualità, così come non sono una casualità i gesti così affettuosi che si riservano davanti alle telecamere, baci e abbracci. Dopo che per mesi il governo ha glissato sul nome di Conforti, prendendoci in giro, ovviamente, come se questa persona ce la fossimo inventata. I timori che la nostra coalizione ha espresso in tutti i modi riguardano il fatto che tutte le operazioni compiute da questi istituti e attraverso questi personaggi, quindi da Banca Centrale e Carisp, con il benestare del governo non abbiano come fine la salvaguardia e il rilancio del sistema, quanto piuttosto quello di affossarlo per mettere il paese in ginocchio, succube di interessi esterni. Quindi al meeting siamo rimaste in piedi con i nostri cartelli, in piedi contro una finanza che vuole mettere in ginocchio il nostro paese. Quindi la nostra protesta era rivolta specificamente a due persone, Francesco Conforti e Vafik Grais. Perché proprio loro due? Dunque, il presidente Grais, ad esempio, ricevuto al meeting con tutti gli onori in qualità di presidente della Banca Centrale Sammarinese, è stato nominato attraverso un bando internazionale farlocco. Ed è già da più di un anno che lo diciamo, bando in cui tutti gli altri candidati sono stati bruciati uno a uno, ad arte, fino ad arrivare proprio alla nomina casuale di Grais. Grais che non possiede neppure i requisiti previsti dal bando. La sua nomina è stata fatta col precedente governo, quindi da bene comune, e sebbene l'iter fosse stato contestato aspramente anche da quelli che allora erano all'opposizione, questi partiti e movimenti, una volta arrivati al governo, non hanno fatto nulla per ripianare la situazione. Hanno mantenuto Grais al suo posto e gli hanno permesso di continuare a percepire uno stipendio fuori legge. A San Marino, infatti, grazie al recente referendum, ve lo ricorderete, gli stipendi pubblici non possono superare i 100.000 euro all'anno. Grais ne prende 150.000 più 60.000 dalla fondazione. Il suo direttore arriva fino a 300.000, quello del dito. Qual è il risultato? Che l'organismo deputato a vigilare sulle banche per il rispetto delle leggi è il primo a non rispettare le leggi e quello che gravi i governi, passato e presente, glielo consentono. Grais, insieme al direttore Savorelli, sono i veri governanti del paese, a nostro avviso. Impartiscono le direttive al governo e il governo esegue. Non importa se si tratta di emanare decreti contro la legge, di nominare persone senza bandi, di agire contro gli interessi della Repubblica danneggiando i cittadini e le aziende, loro portano avanti il loro disegno e una volta terminato se ne andranno con le tasche piene degli stipendi pagati dai sammarinesi. E passiamo a Francesco Conforti. Sono mesi e mesi che segnaliamo che le nomine recentemente fatte all'interno di Cassa di Risparmio di San Marino, cioè la banca di sistema, la banca principale, la banca dei sammarinesi, sono tutte nomine riconducibili ai salotti organizzati dall'Advantage Finance, la società proprio di Francesco Conforti, che insieme ai vertici di Banca Centrale e ad una banca sammarinese privata in particolare, hanno rapporti molto stretti con il Lussemburgo, rapporti che passano anche nel consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio.
abbiamo voluto attirare l'attenzione su questi due personaggi attraverso un'azione forte, perché occorre che i sammarinesi si interessino a quello che sta accadendo, perché tutto questo avrà ripercussioni su tutto il nostro paese, sul presente e sul futuro. La critica quindi che facciamo oggi non significa che approviamo quanto è successo prima, e anzi sottolineiamo proprio la pericolosa continuità con le modalità e anche con i personaggi della vecchia politica. I vertici di Banca Centrale, ad esempio, sono stati nominati dal vecchio governo, ma vengono difesi da quello nuovo, da adesso SM. Quindi qui non siamo di fronte, come tutti quanti speravamo, ad un cambiamento in positivo verso un virtuoso del nostro sistema. Siamo invece di fronte alla sostituzione di un potere con un altro potere, con un governo piegato a indicazioni e interessi che provengono fuori dai nostri confini. Grazie per l'attenzione. Ciao, con ciao. La rubrica di 3 minuti corrente. Ci vediamo domani. Baci, nel frattempo, baciatevi. Ciao ciao.